Alessia Bordignon, frequento l'Istituto Massimo Alberini di Treviso. La videoricetta sul filetto di sodola che vi presenterò rientra nel progetto FSE della Regione Veneto del 2011, intitolato Lo chef del territorio tra tradizione e innovazione. Ingredienti per una persona: 3 filetti di sogliola, una zucchina, 15 foglie di basilico, un pomodoro con cassè, aromi, sale, pepe e rosmarino, stuzzicadenti. Tagliare a metà i 2 filetti in lunghezza, coprirli con le foglie di basilico. 2 di questi arrotolateli e bloccateli con gli stuzzicadenti. Con gli altri 2 tagliateli in 3 e fate delle trecce. Disponete il pesce in una casseruola, condite con olio, sale, pepe in grani e rosmarino e cucinate in forno a 180 gradi per 10 minuti. Prendete la zucchina e fate dei tagli in lunghezza, dopodiché affettatela con la mandolina e cucinatela in una teglia coperta di carta stagnola in forno a 180 gradi per 5-8 minuti. Nel frattempo prendete i pomodori tagliati a concassè e cucinateli in un sauté con del basilico, olio e gli aromi. Poi aggiungete ogni tanto del brodo. Dovete ottenere una salsa abbastanza densa. Tirate fuori dal forno il pesce e impiattate. Formate un fiore con le zucchine e sopra adagiate 4 rotolini, mentre con le 2 trecce le adagiate sopra delle biete cotte.